L'accesso all'aeroporto di Firenze crea diversi problemi all'accesso all'autostrada, perché c'è un'entrata ma l'uscita è bloccata da un semaforo. Questo semaforo sparirà entro fine anno, sono lavori che Autostrade ha iniziato stamattina e finiranno appunto entro la fine del 2019. Cambia quindi la viabilità di accesso e di uscita dall'aeroporto Peretola. Rimane l'entrata da via Luder, ma ce ne sarà anche un'altra dall'altra parte dell'aeroporto, con un braccio che costeggia praticamente la tranvia. L'uscita invece sarà solamente dall'altra parte. Questa, con tanto di semaforo che blocca l'entrata all'autostrada, sparirà. Una soluzione alla quale abbiamo lavorato da tempo, finanziata totalmente da Autostrade per 1.300.000 euro, con la progettazione e l'esecuzione dei lavori a cura del comune. Completeremo tutto quello che è l'accesso con tranvia e strada, in attesa ovviamente di realizzare poi il terminal finale, cosa che auspicabilmente arriverà verso la fine del prossimo mandato, quindi 2024, mentre, come sappiamo, la pista dell'aeroporto dovrebbe cominciare già quest'anno. Con la realizzazione di questo braccetto e dello snodo di Peretola, noi avremo dato una soluzione definitiva a tutto il traffico che oggi è molto pesante tra l'Indiano, l'aeroporto, l'autostrada e via di Novoli. È una soluzione che ridurrà l'inquinamento e anche appunto il rallentamento e le code a cui spesso assistiamo, e che quindi darà una grande boccata d'ossigeno anche a tutti i cittadini della zona di Peretola.